Ciao a tutti ragazzi e bentornati su un altro video acquisti. Come sempre siamo su Angel 3 Dark 3 e questo è il mio canale e qui siamo sull'angolo dell'unboxing. Oddio, ho detto tutto così veloce, non ci credo, wow. Allora, vi faccio vedere un po' tutta la roba che ho acquistato in questi giorni. Partiamo dalle cose più minime alle cose più fighe che sono lì e le vedrete dopo. Allora, ho acquistato a 2 € Wii Fit U con un cosino per fare sport. Non so se lo userò mai o se lo userà qualcuno della mia famiglia, ma sicuramente sì, io forse guarderò. Chi lo sa. Dentro c'era questo cosino qui. Soggettino. Ok. Io ho già la pedana del Wii, quindi la posso usare sul Wii. Ok. Poi andiamo avanti. Ho preso delle cuffie per Wii U, perché la Wii U è una bella console. Queste qui della Turtle Peach, che vuol dire tartaruga puttana. Puttana, eccoli qui. Belle, vero? A me piace. E poi? Poi, acquisti semplicciotti. Ho acquistato delle light bar per il joystick. Questa con Assassin's Creed e questa con Batman e altre due le ho messe, le ho attaccate. Poi dei tappucci con i teschi per console PS4. Anche sulla One si va ad adattare, non lo so. E questa qui che è il porta joystick con l'accendo il mio nome, il nome del canale, Angel 3 Dark 3, bello. Quest'altra cover, sempre per PS4, che è bianca con tappucci verdi e bianchi che si illumina al buio. Con l'accendo i tasti, i simboli della PlayStation, molto figo. Adesso vi do una piccola anteprima. C'è purtroppo solo luci standard. Vedete? Diventa tutto verde, si illumina. Prova a spegnere. Non so quanto si veda nel video, ma si accende molto, cioè è figo, è tutto verde fosforescente. Se ne è qua di dietro, ma adesso voi non lo vedete, pazienza. Comunque è questo. Ho acquistato il DLC pacchettizzato di The Witcher 3, Heart of Stone. Figo. Con dentro le carte, sono due mazzi di carte e il gioco. Martino, il Gwent, non mi veniva, non mi ricordavo. Sorry, eccolo qui. Un gioco per PS Vita, però non funziona sul PlayStation TV, peccato. Comunque l'ho pagato 10 € quindi recupererò una PS Vita più in là. E questo qui che ci sono quei giochi che erano per la PS TV, Holy Holy Worms, non mi ricordo, è vero, sì. Fallout 4, comprato il giorno dell'uscita, Day One. Eccolo qui. Bomba apocalittica. Mad Max, recuperato a 34 €, 35 poco. Buono, ottimo recupero. Saints Row, l'edizione completa, la First Edition, che comprende God of Hell e Sire Elected. Boh, non lo so. Questo qui, 20 € nuovo, buono, ci stava. Dark Souls, 20 € la cercavo, la preparto da Edition, quella con tutti i DLC. Lo sto giocando un po' a perditempo, infatti non c'è il disco, come vedete. Bello, molto bello. Anche se io ho amato più questo, Demon Souls, l'ho finito, lo dovrò giocare di nuovo per finirlo altre 2-3 volte. Però richiede davvero troppo tempo e io in questi giorni non ho tanto tempo purtroppo. Veramente bello. Se non l'avete giocato un consiglio, se vi piacciono gli RPG, vi piacciono le cose difficili che vi fanno un pochettino bestemmiare, compratevi questo. Recuperato Dark Souls 2. Spero che sia come questi qui. E io lo giocherò. Spingiti oltre la morte. Figata assurda.
E ultimo di ultimo, una cacchetta, Call of Duty di Ghost, trovato nuovo a 4 euro. Ho detto ma sì, prendiamo un gioco in più per la One, tanto per. E questo era super giù, spero di avervi fatto vedere tutto il video acquisti. Sono stato abbastanza veloce, mi ringrazierete nei commenti, spero. Come sempre vi ricordo, se il video vi è piaciuto, pollice in su, lasciate un commento, iscrivetevi al canale e come sempre rimanete sintonizzati al prossimo video. Ciao ragazzi!